All'insegna della tradizione si è rinnovato anche quest'anno nel Parco del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni l'appuntamento con la Castagnata che, giunto alla sua 8ª edizione, ha registrato la gioiosa partecipazione di tutte le scuole interne annesse al convitto, primaria e secondaria di primo e secondo grado. La riuscita poi di una speciale festa d'autunno è stata resa possibile, oltre che a diverse degustazioni gastronomiche, anche grazie a giochi, animazione, piccoli concerti musicali e balletti. Questa iniziativa è stata inserita nell'offerta formativa del convitto, che, come tiene a precisare la vice direttrice Simonetta Recchi, segue gli alunni dal primo giorno di scuola elementare sino al raggiungimento della maturità, con il contributo indispensabile delle attività svolte dagli educatori. Il nostro motto è prendere i ragazzi e accompagnarli da bambini ad adulti, e quest'anno ci siamo riusciti, proponendo a chi ci è venuto a visitare appunto vari spettacolini delle primaria, della media e del liceo. E poi abbiamo offerto ai nostri invitati un piccolo rinfresco con la castagna come protagonista principale appunto di questa nostra iniziativa. Naturalmente il filo conduttore dell'8ª edizione della Castagnata è stato l'autunno. I ragazzi della media, indirizzo musicale, hanno presentato alcuni brani, chitarra, percussioni, flauto e piano, appunto, che avevano l'autunno come tema. I ragazzi della primaria hanno recitato alcune poesie, sempre dedicate all'autunno, e i ragazzi del liceo hanno messo su uno spettacolo, una favola rivisitata in chiave dialettale ciociara su Cappuccetto Rosso, e poi hanno composto una poesia sull'autunno, ed alcuni nel parco, altri ragazzi del liceo si sono esibiti in balletti autunnali appunto.